mio canale oggi proprio una sorpresa grandiosa. Ma dove ho preso la spina? Cioè, mi sono punta e dove l'ho presa la spina? Ma vabbè, va. Il bello della diretta. Allora, ieri sono andata a fare la spesa e ho trovato delle pere. Vorrei parlare oggi il tuo canale parli delle pere. In verità io amo molto le mele, ma siccome anche per variare io adoro tutta la frutta, anche per variare ho preso delle pere. La cosa simpatica che ho detto, ma insomma io ne conosco un bel po', cioè ci sono le pere Abate, le pere Williams. Cioè, ce ne sono una marea. Le più buone, quelle che mi piacciono di più, sono queste qui Abate. Cioè, belle, questo sì, è vero, sono un po' carine. No, non si chiamano Abate, hanno un altro nome. Un attimo. Ecco, sono andata a prendere la bustina proprio apposta. Ecco, sono gli Williams. Le Abate sono queste, se non sbaglio. Sono queste le Abate. Sì, ce l'ho tutte le pere. Vabbè, ultimamente mi sto dando alle pere. Ma le cose. Io ho letto una volta un articolo che praticamente si intitolava 7 milioni di varietà di mele. C'è una mela per ciascuno di noi. E ho detto: ok, le mele, è vero. Ah, ne ho assaggiate molte, ne ho viste molte. Su internet ne ho viste altre. Cioè non, cioè non mi stupisce, ma le pere, questa mi è proprio stata una novità. Ok, le Williams, le Abate e molte altre. Però quello lì che mi ha stupito sono state le pere Nashi. Ho detto: mamma, Nashi, mi sa tanto di Giappone, mi sa tanto da cartone animato. Io non mi sono documentata su queste pere Nashi, la verità, perché sincerità voglio soltanto, cioè sì, si vendono con questo involucro, forse per il loro prezzo, perché vanno a 2,39 al chilo. Cioè io ne ho prese solo due, le ho pagate 1,66. Hanno un bel peso, hanno un peso. Queste due sono due, queste due sono venute 696 grammi, quasi 700 grammi, insomma è abbastanza. Ed è la prima volta, mi ha colpito il colore, sembra una mela. La verità, la prima volta ho detto: ah, a me mi prendono queste mele. E invece erano pere, perché ho notato il costo abbastanza elevato. E niente, io mi sono veramente stupita. O è una traslazione dell'uomo, cioè che fanno queste pere mele, pesche, mele, cachi, mela, tutto questo. Oppure veramente esiste. Nashi mi dà tanto di Giappone, mi fa tanto Giappone. Siccome io mangio spesso giapponese, lo cucino, lo so cucinare, ho imparato a cucinarlo. E quindi la cosa non mi è dispiaciuta. Niente, io mo ne taglio una fettina, perché sincerità io sono curiosa. È dura la polpa, è abbastanza dura. Io di solito le pere, le mele, anche le banane, siccome le vendono, questo qui è il colore al loro interno, non hanno nessun profumo. Di solito io quando compro le pere c'è un profumo, però ok, questa qui è la fettina. Dicevo, io le compro verdi, cioè si vendono, cioè si raccolgono dall'albero verdi, la verità. E le compro verdi, le lascio maturare fuori dal frigo. Però io noto una differenza, per esempio, no? Su alcune mele. Si vede quando la raccolta delle mele è stata fatta ad hoc, nel senso, ma oh, il rossetto è un po'. Vabbè, capita. Si vede quando la raccolta delle mele è stata praticamente fresca, nel senso va a maturazione giusta, quando invece viene raccolta e messa direttamente in frigo. Cioè si sa quell'odore di frigo, praticamente io me ne accorgo quando la taglio a metà e vedo quell'alone grigiastro verso il centro, al centro della mela. Lì proprio sa veramente di frigo. Perché il vero frutto in realtà non bisogna subito schiaffarlo nelle celle frigorifere, ma insomma bisogna farle maturare
da sole così fuori frigo e essere consumate o vendute all'istante, cosa che di questi periodi già non succede, infatti io già me ne sto accorgendo. Guardate, non so se notate, c'è già un alone, questo è simbolo proprio che il frutto come è stato raccolto così è stato messo in una cella, quindi ha perso un po' del suo sapore. Come so queste cose? Non voglio fare la saputella, ma io provengo da una famiglia di contadini. Mio padre è contadino, ancora tuttora un piccolo frutteto personale, e mi racconta di tutte queste, cioè mi spiega di tutte queste curiosità. Io stessa sono andata ad aiutarlo nel suo frutteto, io stessa prima di fare la pasticcera per i contributi purtroppo sono andata in campagna a prendere prima di cambiare lavoro proprio per i contributi e niente, so di queste piccole novità, però vediamo il sapore. È una pera. È una pera con un poco sapore. È buona. È la pera, insomma, fresca per la merenda. Mi piace, sì, non ha tutto questo sapore, proprio sapore di una pera matura. Penso che dovrebbe proprio me la lascio un po' quest'altra, me la lascio per un paio di giorni a maturare, perché penso che non ha. Poi ripeto, sa pure un po' di frigo, me lo stavo aspettando, infatti noto molto questa cosa qua, però comunque è stata una bella novità. Niente, questo è quello che volevo dire, una bella sorpresa di queste pere nasci. Niente di che, spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel like, seguitemi se volete e al prossimo video. È fresca, Simone. Che delusione. Vabbè. Così, va bene.